Amici sportivi di Radio Speranza, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Speranza Sport da Davide De Amicis. Antonio De Leonardis, buongiorno. Buongiorno a te Antonio, ben trovato. Oggi ci sono io solo per questa volta a sostituire il collega Massimiliano Spiriticchio che ci starà ascoltando. E insomma, una domenica da incorniciare per lo sport abruzzese, perché insomma finalmente, soprattutto in casa dove era più difficile, il Pescara è tornato alla vittoria, seppur di misura e seppur nel finale del match con la Viterbese, che insomma è l'ultima in classifica, ma per il Pescara serviva invertire la rotta e ci è riuscito. Beh sì, speriamo che comunque ha fermato, più che invertire la rotta, ha fermato il momento negativo, insomma non vinceva da un mese. Una volta la gioia fa 90, visto che il gol è arrivato proprio allo scadere, ma la cosa bella è che è arrivata da questo ragazzino che è delle Monache, che sicuramente è il valore aggiunto di questa squadra. Io spero che questa seconda parte del campionato questo ragazzo trovi maggior spazio, perché appunto credo che la squadra abbia bisogno della sua freschezza, della sua capacità di andare in campo senza problemi, senza assilli, e alla fine risulta determinante, come è successo questa volta. Prima aveva colpito due volte in Coppa Italia quando ha avuto spazio, negli ultimi tempi non aveva avuto più la possibilità di entrare nel giro della prima squadra, anzi l'ultima volta è stato criticatissimo per via di un fallo da rigore, insomma, che può capitare a tutti, come del resto è successo la partita successiva a Mora, che insomma ha il doppio degli anni di questo ragazzo. E niente, quindi è stato comunque un momento positivo che intanto mantiene la squadra al terzo posto con 8 punti di vantaggio sulla quarta. Ovviamente le prime due sono irraggiungibili, però serviva questo passo avanti. Speriamo appunto che adesso, cioè, resta sempre aperto questo problema dell'attaccante dell'Escano. Spero, fin tra la fine del mese, questa storia si risolverà, secondo me nel modo sbagliato, perché non capisco questo ostracismo all'attaccante che insomma è il capocannoniere della squadra. Però, qualcuno dice sia sul mercato. No, lo dicono tutti, però voglio dire, non è facile. La cosa vera è che lui non rientra nelle idee del tecnico, e quindi la società credo che stia cercando di venderlo, di trovare la soluzione. Difficile secondo me, perché insomma non è un comprimario, insomma, almeno in questa categoria è ovvio che ci serve pure un'offerta importante perché si possa cambiare, però chiaramente poi servirà anche, come servirebbe adesso, un attaccante di spessore, perché il problema del Pescara è anche questo. Prima c'è stata questa lunga parentesi in cui la difesa era praticamente inesistente, è stata un po' la causa della caduta, ma adesso insomma lì davanti si soffre, non ci sono soluzioni importanti, considerando che Cuppone insomma ha speso già tanto pure lui, e quindi anche il suo rendimento è diciamo che in flessione. Però il problema è trovare veramente un attaccante che dia forza e anche maggiore autorità a questa squadra, che comunque adesso si deve preparare da qui alla fine del campionato ad un playoff di altissimo livello. Questo, l'obiettivo deve essere questo, al di là della posizione in classifica. E non sarà facile, visto che come l'anno scorso i playoff saranno a tutta Serie C, quindi per tutti e tre i gironi, con un mercato che appunto langue, non produce risultati di sorta, un attacco come dicevi sterile, e una chiamata alla riconferma la prossima domenica con il Foggia, un'altra partita casalinga, e non è il Pescara ancora del girone d'andata che travolse il Foggia. Ma sicuramente purtroppo già da più di un mese, diciamo quasi due mesi, che la squadra non è la stessa dell'avvio diciamo dalla partita col Catanzaro in poi, è stato un altro Pescara. Quella, ricordiamo che insomma la vigilia della partita col Catanzaro si era -3 col sogno di agganciare la vetta. Oggi il Pescara è a -13 dalla prima, quindi insomma
a meno 13 dal Crotone, quindi il Catanzaro è veramente ormai sta fuori dal radar, sì. Diciamo, insomma, quindi insomma, speranza che questa squadra riesca comunque a riprendersi, ma anche che arrivino insomma delle soluzioni importanti dal mercato. Si pensava prima che appunto il mercato doveva essere solo una formalità, perché quella era una squadra che girava a meraviglia, si trattava solo di fare qualche innesto mirato, così come era stato fatto con Crescenzi, anche con il centrale, però adesso invece c'è una soluzione che è impellente, direi, insomma. E noi lo speriamo, a questo punto l'obiettivo diventa consolidare il terzo posto. Ma sì, insomma, questo è l'obiettivo, ma soprattutto più che consolidarlo è cercare di meritarlo, questo perché appunto l'obiettivo di questo momento deve essere quello di arrivare ai playoff al massimo della condizione, e quindi questo è come veramente un altro campionato. Un altro campionato, noi lo seguiremo. Intanto un Pescara sfortunato, o meglio, che ancora deve convincere sul campo, ma che convince sempre nelle aule di tribunale, perché abbiamo visto che è uscito prosciolto dal caso Plus Valencia, da questa riapertura dell'inchiesta, che invece ha visto la Juve davvero penalizzata con 15 punti di penalizzazione, che ha pareggiato 3-3 ieri con l'Atalanta, insomma, in una classifica di Serie A che oramai insomma è pregiudicata da questa penalizzazione, con un Napoli che va avanti ormai a 50 punti e domina il campionato in attesa dei posticipi. Ma sì, certo, il Napoli veramente in questo momento è la squadra, diciamo, irraggiungibile, non solo per la Juve, anzi per la Juve impossibile, ma anche per le altre, perché sicuramente è la squadra che gioca il miglior calcio, lo ha dimostrato prima addirittura in Champion, ricordiamo sempre la goleada ad Amsterdam con l'Ajax, ma è una squadra che gioca un gran calcio, ha un organico di spessore, credo che sia tra le migliori d'Europa in questo momento, per cui diciamo che non c'è, secondo me non c'è possibilità che deve succedere un cataclisma, insomma. Le spalle che restano diciamo Inter e Milan, tra l'altro l'Inter giocherà questa sera mentre il Milan giocherà domani, c'è Inter-Empoli e poi Lazio-Milan, che cioè sono due sfide che valgono il secondo posto, perché oramai questa è la situazione, mentre la Juve appunto con il meno 15 si trova a metà classifica. Certo, Allegri continua a predicare insomma che c'è la necessità di dare il massimo. Credo che la Juve, diciamo, per la storia della Juve ci dice che è una squadra che è irriducibile, quindi sicuramente no, impossibile arrivare a competere per lo scudetto, ma insomma magari l'ultimo posto per le coppe ci può pure stare se dovesse reagire. Certo, ieri è stata una bellissima partita tra Juve e Atalanta, finita 3-3. Ovviamente ancora una volta l'Atalanta stupita, l'Atalanta che nelle ultime tre partite disputate ha segnato 16 gol, cioè basta dire questo, tra Coppa Italia e campionato. Sembrava che anche qui insomma i giudizi erano molto negativi all'inizio della stagione, sembrava che l'era Gasperini fosse tramontata, invece questa squadra si è rifondata, ha tirato fuori giocatori nuovi, da Lokman a Højlund, se prima gli alfieri erano Zapata e Muriel, oggi sono giocatori che nessuno conosceva fino a un mese fa, diciamo, e sono tra i grandi protagonisti. È una squadra che gioca alla grande e che non a caso insomma è rientrata nella zona Europa, quindi l'altra diciamo mezza sorpresa può essere la Roma, che ha infilato una serie di risultati positivi nonostante l'assenza di Zaniolo, che sembra destinato ad andare via, sembra che debba andare a Tottenham, anche se Mourinho spera ancora che la cosa non si faccia, però anche ieri ha vinto in trasferta. La Roma è lì alle spalle delle prime tre, e quindi è una squadra comunque protagonista, che sta dando il massimo, tra l'altro ha trovato un super Dybala, perché Dybala, che insomma diciamo che la Juve è stato mandato via, nessuno non l'hanno voluto riconfermare, alla Roma si sta
riciclando, nel senso che è tornato il Dybala che conoscevamo già dai tempi del Palermo, perché io ricordo lo suo esordio col Palermo, stava in B, e era un grandissimo giocatore, anche se non aveva nemmeno 20 anni, e quindi Dybala è un giocatore che può fare la differenza. E allora, per chiudere la parentesi del calcio, insomma, purtroppo un po' di cronaca è entrata anche questa domenica, perché in Serie D ci sono stati questi scontri violenti tra a margine del match tra Paganese e Casertana, insomma davvero una terribile pagina. Dopo quella già corsa in Serie A nell'area di servizio della 1, ancora uno scontro nelle serie minori, insomma davvero la violenza non smette di falcidiare purtroppo queste partite. No, per la verità, insomma, più che nelle serie minori è successo qualcosa di più grave, sono successe nelle serie maggiori, voglio dire, esatto. Perché ricordiamo quello che è successo tra tifosi del Napoli e della Roma, non succedeva da tempo, insomma, quindi sicuramente è un grosso problema. Direi che è un po' anche lo specchio dei tempi, perché voglio dire, questa non è una società ancora malata, secondo me, sotto molti aspetti. Sicuramente i problemi che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni credo che abbiano anche acuito certe situazioni, al di là, insomma, non solo in campo sportivo, voglio dire, perché c'è veramente un momento molto molto difficile per l'Italia, ma un po' per tutti. Noi speriamo davvero si possa venire fuori anche da questa spirale di violenza, ma parliamo anche di calcio a 5, perché c'è stato un bel successo da parte del Futsal Pescara, che batte per 6-1 il Meta Catania ed è quarto in classifica. Sì, anzi è terzo in questo momento, per cui il Pescara sta facendo un bellissimo campionato, superiore direi alle attese, ma la cosa bella viene anche dal campo femminile, perché insomma il Tiki Taka Francavilla è in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Pescara, quindi una lotta tutta abruzzese, tutta di casa nostra, tra due squadre che insomma si possono giocare penso di potersi giocare anche lo scudetto, quindi è un momento particolarmente felice per il calcio a 5, sia in campo maschile che in campo femminile. E poi per quanto riguarda il basket, ieri c'è stata la cosa bella, è stato il ritorno alla vittoria del Chieti, finalmente, insomma, Chieti che nell'ultima settimana è riuscito anche, insomma, a piazzare un paio di colpi per rafforzare l'organico, e ieri, insomma, è riuscito a vincere col Mantova, quindi insomma si è riciclato, cioè questa, con questi rinforzi credo che la squadra possa, che insomma ha sempre giocato abbastanza bene, anche il lavoro di Raiola è stato importante, però ha bisogno di rafforzare l'organico. Questo è successo, il campionato è lungo, intanto sicuramente la salvezza se la giocherà poi nell'ultima fase, quella dei play-out, e in questo momento aumenta la speranza. Poi in campo in Serie B continua a volare il Roseto, che insomma ha conquistato la 10ª vittoria consecutiva, e non solo, insomma è sempre terzo in classifica, è lì alle spalle del Ruvo di Puglia, che sta dominando, che però insomma è tutto ancora da vedere. E sempre in C-Gold, bella vittoria dell'Amatori Pescara. Sì, appunto, dicevo, in B c'è stato poi anche il KO, invece l'ennesimo KO del Pescara, mentre in C-Gold l'Amatori ieri ha vinto a mani basse contro una squadra il Mosciano, insomma non è una squadra, ha vinto di 40 punti, per dire, quindi continua, diciamo, questo duello a distanza in questo momento con la nuovo a basket Aquilano, che ieri ha vinto anch'essa, ed è una lotta che poi continuerà anche nella seconda fase, quindi anche se insomma sia l'Amatori si è rinforzata con un paio di innesti importanti, ma anche l'Aquila ha piazzato dei colpi notevoli, e quindi questo duello andrà avanti ancora per parecchio tempo, vedremo come andrà. Certo, il Pescara, l'Amatori sta facendo un bellissimo campionato.
E nella pallanuoto anche qui Pescara vince. Sì, appunto, Pescara non solo ha vinto, ma finalmente ha lasciato l'ultimo posto, ha vinto a un secondo dalla fine, quindi sono anche le vittorie più belle, perché dimostra anche che la squadra ha carattere, compattezza, insomma è stato un successo importante. E nella stessa giornata, anche nella serie inferiore, ha vinto il club acquatico, è stata la prima vittoria, anch'essa ha vinto 11-10, cioè di stretta misura, con la Fiorillo, insomma un bel segnale anche dalla pallanuoto, insomma le due squadre cittadine si fanno onore, certo insomma ancora il discorso è lungo, soprattutto in chiave salvezza, però è un segnale molto ma molto importante. Bene, allora una bella disamina come sempre di questa domenica sportiva, noi torneremo a parlare di calcio, di tutti gli sport abruzzesi nel prossimo appuntamento con Speranza Sport, che torna lunedì prossimo come sempre alle 9.03, replica alle 18.30. E allora grazie per l'attenzione, un saluto da Davide De Amicis e Antonio De Leonardo, salve.